Buonasera e ben ritrovati a Intorno alle 9. Mentre i capolavori pratesi di Donatello sono a Firenze e poi voleranno a Berlino e Londra, il Museo dell'Opera del Duomo di Prato non rimarrà sguarnito. Grazie ad un accordo con l'Università di Firenze e con quella di Pavia, due formelle del pulpito della cattedrale sono state riprodotte in 3D. Non solo, queste copie perfettamente identiche alle originali possono essere anche toccate dai visitatori, che possono così apprezzarle in tutta la loro bellezza. Questo allestimento temporaneo è frutto di un'intensa attività di ricerca durata quasi un anno e diretta dal professor Stefano Bertocci dell'Università di Firenze del Dipartimento di Architettura, che è qui con noi in studio. Buonasera. Buonasera. Accanto a lui Claudio Cerretelli, che è il direttore dei musei diocesani. Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo subito dal direttore Cerretelli. Ricordiamo perché è nata questa esigenza di, diciamo, non lasciare sguarnita la sala del pulpito del Museo dell'Opera del Duomo. Beh, intanto l'idea del prestito è nata proprio dal fatto che la mostra non è solo quella fiorentina, bellissima ma vicina, ma quelle di Berlino e di Londra, che sicuramente potranno essere, speriamo, un buon viatico per il turismo pratese. A questo punto però, con questo prestito, è un prestito importante, la sala sarebbe rimasta decisamente sguarnita e è la sala più importante del museo. Per fortuna avevamo già accordi precedenti con l'Università di Firenze per un studio che riguardasse la cintola e il percorso della cintola, quindi indirettamente anche il pulpito. Di conseguenza, piuttosto che pensare a una mostra di artisti minori, anche collegati a Donatello, che non avrebbe arricchito molto né gli studi né l'interesse su questo argomento, l'idea è stata quella di cercare invece un qualcosa che potesse dare un contributo importante, un contributo nuovo, e che quindi potesse aiutare a una ulteriore conoscenza della Donatello e della sua scuola e anche del nostro territorio e del percorso della cintola. La sala del pulpito custodisce il pulpito originale, quello che tutti vediamo sulla facciata della cattedrale di Prato. Due formelle, come diceva il direttore, in questo momento sono a Firenze, poi andranno a Berlino e a Londra. E allora, professore, vi è stato chiesto di realizzare delle copie 3D di queste formelle. Ecco, che cosa avete fatto? È un lavoro che è stato messo in ponte come attività di ricerca anche dai nostri laboratori. Noi abbiamo un laboratorio congiunto fra Università di Firenze e Università di Pavia, che si occupa appunto di realizzare, rilevare e mettere a disposizione modelli 3D dall'architettura all'oggetto. In questo caso avevamo la fortuna di poter sperimentare le nostre attività su un oggetto di particolare pregio e quindi abbiamo messo in atto, diciamo così, grosso modo un paio di strategie che hanno portato a due prodotti differenti, perché vorrei ricordare che abbiamo due doppioni delle stesse formelle. Una 3D, un formato 3D, che abbiamo voluto fosse tangibile a questo punto, visto che è un modello e quindi può essere messa a disposizione per i non vedenti, ma anche per i bambini, per andare a toccare, veramente entrare in contatto con l'opera d'arte. In questo video, che tra l'altro ci avete fornito voi, l'Università di Firenze di Pavia, si vede proprio le fasi della realizzazione di questo progetto. Esattamente, noi abbiamo usato un laser scanner 3D, che ci ha consentito di riprodurre le superfici dell'opera, nella sua totalità, sia quella anteriore che quella posteriore. Dopodiché questi modelli sono stati, diciamo così, queste nuvole di punti sono state mesciate, cioè sono state costruite le superfici, e quindi sono state sottoposte a un processo e a programmi che hanno consentito la prototipazione. In questo caso si vede l'adattamento e quindi la scomposizione dell'opera in varie parti per poterla stampare con le stampanti disponibili. Il discorso delle stampanti è oggi il mercato offre tantissime possibilità e opportunità. Noi ne abbiamo scelta una sufficientemente, diciamo così, in linea con il budget del progetto, per quanto si può capire. E però assolutamente fedele, perché io ho visto il risultato e devo dire che è pregevole.
questo senza dubbio. E questi che si vedono sono appunto gli operatori, i nostri studenti che si sono dedicati al rimontaggio di questa quest'opera, della riproduzione di quest'opera. Curiosità, il materiale con il quale avete realizzato questa copia? Il materiale è un prodotto del mais, no? E quindi un sottoprodotto del mais, e quindi è anche un prodotto, come dire, ecologico, sostenibile, è in linea con le nostre aspettative anche politiche. E se dovesse essere un giorno smaltito non ci dovrebbero essere problemi. Però Cerretelli, l'idea non è di smaltirlo, di tenerlo, perché per esempio anche un altro modello, che è quello del capitello di Michelozzo e Donatello, anche lì avete messo una copia nella sala del pulpito, perché anche quella è in prestito per la mostra di Donatello. Quindi questo progetto di cui ha parlato il professor Bertocci è importante perché è stata fatta una vera e propria analisi, è importante studiare le opere di Donatello. Beh, sicuramente, a parte lo studio dei documenti e l'analisi diretta degli storici dell'arte sull'opera, è chiaro che i tecnici possono arrivare oggi con sistemi che erano impensabili solo poche decine di anni fa a analizzare i problemi, ma anche a definire precisamente le superfici, a poter avere un modello fedele che può comunque essere molto utile. L'idea era appunto di puntare su questo discorso della didattica, quindi un qualcosa che possa spiegare anche ai ragazzi questo tipo di meccanismo, che è apparentemente complesso ma che sicuramente interessa molto, perché sono un po' quello che è il futuro della tecnologia a questo livello. E l'idea poi è, visto che la mostra durerà un anno circa, perché i prestiti tra Berlino e Londra arriveranno fino al giugno del 2023, è di sviluppare questo progetto. Cioè, quello che voi avete visto all'inaugurazione della mostra non è che una parte del grosso lavoro che è stato fatto dalle università. Noi speriamo di poter proseguire questa cosa e di proporvi tra qualche mese un ulteriore step e poi forse ancora un terzo prima della chiusura di questa mostra. Professore, parliamo di un'altra utilità che forse non è immediatamente comprensibile, però se poi la spiega tutti possono capire, ovvero che questa attività può servire a catalogare, può servire a conservare anche le opere, perché se avete la copia di un'opera, se dovesse andare perduta, se dovesse essere danneggiata, siete in grado di poterla ricostruire. Certamente. Al di là della ricostruzione, però, la prima operazione che abbiamo fatto era un'operazione abbastanza difficile, perché abbiamo separato la forma dal colore. E in questo senso dicevo che abbiamo dato due duplicati. Un duplicato che è una stampa fotopiano, che è andata a ricomporre l'unità visiva del pulpito, perché era rimasto senza queste due formelle. Mentre, come si vede sullo sfondo, il modello materico in 3D dà l'opportunità di valutare anche da parte dello spettatore la scultura di Donatello. C'è da dire che Donatello ha messo in atto qui un apparato, sembra facile, ma non è così facile, perché ha messo insieme tanti materiali, il marmo prima di tutto, ma anche le tessere invetriate, quindi la tecnica musiva, e anche questa ha dato non pochi problemi per la proprietà della riflessione del vetro nella restituzione appunto di questo modello. Oggi abbiamo l'opportunità di dare una seconda vita all'opera d'arte, questo è, diciamo così, una delle linee teoriche del nostro laboratorio e del moderno atteggiamento della conservazione. La costruzione di un modello digitale o il rilievo di un modello digitale offre opportunità di conservazione che sono parallele a quelle offerte dal mondo reale. Certamente ci sono esempi dei quali anche si parlava prima, dove anche recentemente si è visto la distruzione d'opere d'arte in Ucraina, per esempio. C'è la guerra, quindi. E non avendo poi possibilità di, non dico tanto di ricostruirle, ma di rivalutarle, vederle, perché la conservazione non è solo la ricostruzione dell'opera in se stessa, ma la possibilità anche di studiarla e di valutarne tutte le caratteristiche. Il modello 3D oggi offre questa opportunità, un'opportunità importantissima e interessantissima sia nel settore museale, ma anche quello della conservazione dell'architettura vera e propria. Ecco,
direttore Ceretelli, lei da tempo diciamo, ha un'idea che, visto la buona riuscita di questo progetto, potrebbe diciamo, essere portata avanti, che è quella di recuperare un'opera che manca da Prato da 42 anni, il paliotto della Cappella del Sacro Cingolo, rubato nel 1980, mai più ritrovato. Molti non lo hanno visto perché è 42 anni che manca, potrebbe essere questa l'occasione per ricostruirlo in 3D. Potrebbe essere, visto che il progetto va comunque nel senso della storia del culto, della tradizione della Sacra Cintola, quindi già è in linea con questa idea, e visto che la sala della Cintola è ancora in fase di completamento all'interno del museo, e abbiamo la cornice che ospitava questo paliotto rimontata su un altare schematico che potesse dare l'idea un po' dell'altare della Cintola, quindi ora abbiamo proprio la cornice vuota, che fa anche un po' dispiacere in effetti. Il furto del 1980 impoverì notevolmente tutto l'arredo della Cappella del Sacro Cingolo. Forse non è molto ricordato, tanti pratesi non lo conoscono, perché poi al posto del paliotto rubato fu scelto di mettere una nuova opera, sì, di Emilio Greco. Sì, fu una scelta intelligente anche quella, di fronte all'ipotesi di fare una copia all'epoca, una copia da rimettere sul posto, oggi quindi la cosa è un po' diversa, fu scelto, visto che Prato aveva già questa vocazione verso il contemporaneo, di chiedere a uno dei maggiori scultori ancora viventi, Emilio Greco, appunto, di realizzare un nuovo paliotto, e devo dire che è un paliotto splendido, al pari di quello rubato. Quello rubato però era iconograficamente interessante perché presentava una processione che riportava la Sacra Cintola in centro e aveva tre chiavi nascoste. Questo sarebbe bello, anche questa specie di segreto di poterlo riproporre. Quindi oltre a poterlo rivedere, poter anche scoprire e conoscere l'apertura dello scrigno, che è diversa da come è adesso. Certo. Potrebbe essere, chiederemo aiuto all'università e chiederemo aiuto alla città, perché vediamo la documentazione che abbiamo poter realizzare questo progetto. In questo caso potrebbero, visto che non c'è, bastare anche delle buone foto. Vediamo la documentazione, vediamo come possiamo impiantare questo nuovo progetto. Ecco, e con questo ultimo progetto, questa idea, lascia per adesso solo un'idea, ringraziamo il professor Stefano Bertocci per essere stato qui con noi, grazie. E ringraziamo il direttore dei Musei Diocesani, Claudio Ceretelli. Vi ricordo che l'allestimento può essere già visto al Museo dell'Opera del Duomo, e quindi andate a visitarlo, questo è il consiglio. Grazie, arrivederci.